Buongiorno, ben ritrovati da Gianluca Virgilito della redazione di Antenna 1 Notizie. Rilevate irregolarità nel rendiconto generale del 2019 della regione siciliana, per questo il procuratore generale della Corte dei Conti Pino Zingale ha citato l'ente davanti le sezioni riunite in speciale composizione a Roma. 40 milioni di euro destinati al sostegno delle imprese artigiane isolane fortemente colpite dall'emergenza Covid, contributi previsti dal fondo per la ripresa artigiani. Approvato all'ARS l'articolo 20 sul riordino dell'edilizia, non si tratta di sanatoria, questa norma ripristina la certezza del diritto, lo ha dichiarato l'assessore regionale al territorio, Totò Cordaro. Incidente nell'Ennese, un'auto finisce in un burrone, muoiono due giovani, il servizio di Maria Grazia Spartano. Sangue sulle strade siciliane. A Piazza Armerina, sulla SP137, un'auto è uscita fuori strada finendo in un burrone. Sono morti Gianmarco Traina e Matteo Maugeri, ventenni, di Mirabella in Baccari, Catania. A bordo dell'auto si trovavano 5 ragazzi, le due vittime e 3 feriti che sono stati ricoverati all'ospedale di Enna. Sul posto la polizia. L'alta velocità potrebbe essere una delle cause dell'incidente. Maria Grazia Spartada, Antenna 1 Notizie, per Bella Radio. Il 4 ottobre prossimo davanti alla Corte d'Assise di Catania in programma il processo a seguito delle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale relative alla sparatoria tra organizzazioni criminali contrapposte avvenuta l'8 agosto 2020 a Librino. Il GUP ha rigettato alcune richieste di accesso al giudizio abbreviato, rigettata pure la richiesta di esclusione, le diverse aggravanti contestate e la richiesta di incompatibilità del GUP. La regione siciliana, dopo la denuncia del Narsin sulle gravi criticità del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Cannizzaro di Catania, nella persona del dirigente generale Mario La Rocca, ha scritto ai vertici dell'azienda ospedaliera per chiedere una verifica e una relazione scritta sulle condizioni lavorative e sull'assistenza ai pazienti. Presentato il Bellini Infest, iniziativa che prevede 40 appuntamenti tra opere, concerti, prosa, danza, cinema, incontri culturali. Si parte il 6 agosto alla Villa Bellini di Catania. Ascoltiamo le parole di Nello Musumeci. Finalmente una rassegna dedicata a Vincenzo Bellini, promossa da istituzioni pubbliche. Lo fanno altre regioni per i loro musicisti. Non lo faceva ancora la Sicilia per uno dei più grandi suoi figli. Allora la rassegna Bellini in Feste non è soltanto un omaggio al Cigno, ma è anche un momento di sana cultura e, se mi consentite, anche la promozione di un territorio. Il viale Kennedy di Catania dopo 20 anni sarà sottoposto a un'importante opera di riqualificazione che migliorerà la sicurezza, l'illuminazione e la fruibilità. Recuperato il corpo privo di vita di una donna nelle acque antistanti il porticciolo turistico Rossi di Catania. Le operazioni sono scattate dopo l'allarme lanciato dalla Guardia Costiera. Il cadavere è stato consegnato al personale della Capitaneria di Porto di Catania. Ci spostiamo a Caronia, nel Messinese, truffa all'Unione Europea da 100.000 euro, terreni acquisiti anche da deceduti. Sentiamo. Utilizzavano terreni agricoli falsamente acquisiti in comodato oppure da persone in realtà decedute da tempo. Scoperta dai finanzieri del Comando Provinciale di Messina, una frode da 100.000 euro al bilancio dell'Unione Europea. Individuato il titolare di un'azienda agricola di Caprileone che aveva dichiarato falsamente il possesso di numerosi terreni agricoli a Caronia. Emerge dalle indagini come i titoli di possesso dichiarati dal soggetto risultassero completamente falsi. Era fittizio il contratto di comodato e venivano usati contratti falsamente sottoscritti da individui morti da più di 30 anni. L'inganno ha coinvolto pure l'AGEA. Eseguito quindi un provvedimento di sequestro preventivo per le somme indebitamente percepite, oltre 16.000 euro. Giulia Baudo, da Antenna 1 Notizie, per Bella Radio. A Terme Viatore, nel Messinese, un motociclista di 42 anni ha perso la vita per un incidente. L'uomo guidava uno scooter quando si è scontrato con un'auto in via Rossini. Il soggetto è morto sul colpo.
Operazione denominata Crystal Tower contro la famiglia mafiosa di Torretta nel Palermitano in relazione con gli Stati Uniti. I carabinieri del comando provinciale del capoluogo siculo hanno eseguito una misura cautelare ai danni di 11 soggetti. A Palermo il 22 luglio saranno consegnati 33 nuovi autobus dell'AMAT, azienda leader del servizio pubblico urbano nel capoluogo siciliano. Infine, una notizia dell'ultima ora che è giunta alla nostra redazione che riguarda il risveglio dell'Etna. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Osservatorio Etneo comunica diversi aggiornamenti. Riprende l'attività stromboliana al cratere di sud-est. In base al modello previsionale, la cedere vulcanica prodotta dall'attività in corso si disperde in direzione nord-est. Si osserva un trabocco lavico diretto verso sud-ovest dal cratere di sud-est. E con questo per il momento è tutto. Da Gianluca Virgillito, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata. Bella Radio. Bella Radio. Le previsioni meteorologiche. In collaborazione con Trebi Meteo. Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì il sole splenderà su gran parte della regione. Segnalo solo in mattinata qualche annuvolamento sulla fascia tirrenica con isolati piovaschi non esclusi. Contesto climatico ancora caldo con valori che localmente raggiungeranno i 34-35 gradi, ma le temperature saranno comunque in diminuzione rispetto alle giornate precedenti. Da segnalare la ventilazione che sarà in rinforzo con mari in prevalenza mossi. Con questo è tutto, dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.